E ci spostiamo dalla diocesi di Andria, dalla masseria fortificata di San Vittore, ci spostiamo in montagna. Beh, speravo di poter fare il collegamento da un luogo ameno sulle montagne, ma purtroppo vedo che non è così perché credo che sia in ufficio. Siamo collegati con il presidente della Commissione Centrale Escursionismo del CAI, del Centro Alpino Italiano, Massimo Tuccoli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Speravo di trovarla in una malga. Anch'io avrei sperato, ma le ferie una parte le abbiamo già fatte e una parte alla prossima settimana. Va bene, allora questa mattina vogliamo dare ai nostri telespettatori dei consigli e soprattutto come fare per evitare degli errori grossolani che a volte si fanno quando si va in montagna, anche alla luce, insomma, delle ultime notizie. Una tra tutte è un gruppo di escursionisti padovani sono stati recuperati dal soccorso alpino perché si erano incamminati indossando dei sandali da mare. Insomma, questa forse è la prima cosa da non fare prima di un'escursione. Invece, partiamo da che cosa fare, Tuccoli, prima di un'escursione in montagna, che cosa dobbiamo fare? Ah, sicuramente bisogna prepararsi, ecco. Perché la sicurezza durante l'escursione comincia a casa. Comincia a casa perché comincia a casa? Perché intanto bisogna acquisire tutte quelle che sono le informazioni necessarie sul territorio dove noi andiamo a fare un'escursione, ecco. Dove si cercano queste informazioni? Allora, se siamo in un albergo, sicuramente l'albergatore è la prima fonte di tutte queste informazioni, ecco. Altrimenti ci rivolgiamo anche alle sezioni locali del Club Alpino, ecco. I nostri soci chiaramente anche loro sono fonti inesauribili di informazioni perché sono gli uomini del territorio, ecco. Anche le guide, le guide, cartine, ecco, ci raccontano tutto su quel territorio, ecco. Quello che bisogna evitare è improvvisarsi esperti e avventurarsi su percorsi senza averne la conoscenza, ecco. Perché veramente una girata che bellissima si può trasformare in un'esperienza da dimenticare. Quindi l'improvvisazione lasciamola a casa, magari dedichiamola ad altro, quindi non improvvisarsi escursionisti esperti se Certo. non lo si è. E occorre un'attrezzatura particolare prima di fare un'escursione in montagna, ad esempio, meglio portarsi la cara vecchia bussola o va bene anche lo smartphone? Ma allora, noi parliamo normalmente di abbigliamento da una parte e Sì. di equipaggiamento dall'altra. No, allora cominciamo dall'abbigliamento. Certamente le scarpe sono le nostre fedeli compagne che ci accompagnano durante l'escursione e devono essere, diciamo, idonee, ecco. Sicuramente una suola tipo Vibram che che fa grip sul terreno, ecco. Una grande disquisizione a tutti i livelli è se la scarpa deve essere alta o deve essere bassa. Chiaramente una scarpa alta protegge di più la caviglia, per cui più il terreno è sconnesso e più la scarpa alta è adatta, ecco. Certamente se si andava su una carrareccia va bene anche una scarpa da trekking classica, ecco. Pantaloncini corti o lunghi, anche lì dipende, no? Vediamo questa escursione in questo terreno, ecco. Oggi purtroppo, ecco, camminando ci sono tante probabilità di pungersi, di sgraffiarsi, ci sono insetti, ci sono zecche, ecco, per cui quando il terreno è erboso, chiaramente i pantaloni lunghi sono più comodi di pantaloni corti, ecco. Gli indumenti, certamente, visto le condizioni meteorologiche, ma sicuramente noi utilizziamo sempre quella che è la nostra, diciamo, vestirsi a cipolla, no? Esattamente, sì. Cosa vuol dire a cipolla? No, vuol dire oggi poi ci sono una miriade di capi tecnici, super tecnici addirittura, no? Esatto. Che traspirano, quindi per cui ce n'è per tutti i gusti e per tutti i costi, ecco.
Sicuramente bisogna avere nello zaino tutto quello che può servire, perché in montagna le condizioni meteo cambiano velocissimamente, per cui una mantellina per la pioggia, un maglioncino che nel caso in cui ecco, le condizioni cambiano ci permette di ripararsi dal freddo. Ecco. Esatto. Questi tempi poi di cui soffriamo da tutte le latitudini, ecco, un caldo eccezionale, ecco, proteggersi contro i raggi solari, quindi un cappellino, anche delle creme solari e soprattutto il rifornimento di acqua. Nella preparazione che dicevo prima, cioè un aspetto fondamentale che poi riveste importante durante l'escursione è la disponibilità di sorgenti d'acqua o di rifornimento d'acqua lungo il percorso. Questo è fondamentale. E chiaramente aumentando la sudorazione aumenta la richiesta, la necessità di bere. Ecco. E, insomma, soffrire la sete in montagna non è una cosa particolarmente bella. Naturalmente non possiamo caricarci 25 litri d'acqua nello zaino, Tuccoli, immagino, no? Dipende. Se andiamo nel deserto e sappiamo che in una giornata di cammino non ci sono rifornimenti d'acqua, ora 25 mi sembra un po' tanta, ecco, però insomma... certamente qualche litro d'acqua è necessario. Allora, un'altra domanda a proposito appunto di cosa fare e cosa non fare quando si va in montagna. È bene programmarsi un itinerario prima di partire, quando siamo a casa? Certo, è quello che hai detto all'inizio della nostra intervista. È bene farlo perché noi bisogna tanto capire quali sono innanzitutto le nostre capacità, no? Le nostre potenzialità. Un'escursione può essere più o meno difficile, la difficoltà è data dall'impegno fisico, no? Che richiede, quindi il dislivello, la lunghezza, no? Anche dalla difficoltà intrinseca del terreno dove noi andiamo a fare questa escursione. Ecco. Queste due, l'impegno fisico e l'impegno tecnico, devono essere attentamente valutate prima di partire, già in fase di pianificazione dell'escursione, perché se noi abbiamo dei bambini, se abbiamo persone che hanno anche delle problematiche di un certo tipo, ecco, penso a disturbi cardiaci o così via, insomma, e certo si può fare tutte le escursioni che vogliamo, ecco, quindi bisogna approcciarle in funzione di quelle che sono le nostre capacità, ecco. Sull'impegno tecnico, il capire se quell'escursione si svolge su una strada, su una carrareccia, piuttosto su un sentiero dove ci sono molti scalini, dove ci sono delle esposizioni importanti, ecco. Questo va capito prima, ecco. Perché chiaramente se mi trovo su un sentiero molto esposto e soffro di vertigini, insomma, si potrebbe creare anche delle situazioni molto spiacevoli. Esatto, quindi la preparazione a casa è molto importante. Noi si dice sempre che una buona preparazione previene già l'80% dei problemi che si possano presentare durante un'escursione. E infatti poi è anche... E non dimentichiamoci le condizioni meteo, questo non ce lo dimentichiamo mai, ecco. Cioè noi bisogna cominciare nei giorni precedenti all'escursione a capire quale sarà l'evoluzione del tempo, perché trovarsi durante un'escursione con un temporale, come mi sono trovato io qualche giorno fa, con una pioggia molto forte e una grandinata con dei chicchi di grandine che ogni volta ti colpivano, insomma, ti provocano dolore, non è una cosa piacevole. Non è piacevole. E poi appunto ha parlato dell'impegno tecnico e fisico, scegliete i sentieri anche in base alle difficoltà, perché ci sono sentieri più facili e sentieri più complicati per esperti. E, Tuccoli, la ringrazio per la disponibilità, per la chiarezza e vi rimando anche al sito del CAI, diceva, ci sono anche le sezioni locali, quindi digitando CAI Centro Alpino Italiano, c'è il sito principale, poi anche vari link di riferimento, si trovano tutte le informazioni necessarie per andare in montagna in sicurezza. Grazie Massimo Tuccoli per essere stato con noi. Di niente. Grazie, buona montagna.